Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issa, nel video precedente sul Lank Fate L8S che potete vedere qua abbiamo parlato di specifiche tecniche e abbiamo anche fatto l'unboxing e visto cosa arriva nella scatola, vi ricordo che nella versione L8S che non è la mia, la mia è L8, arriverà il monopattino con... Un solo ammortizzatore più grosso dietro arriverà un poggiapiede sopra il parafango che sarà molto utile. Adesso vi dirò il perché. In questo video invece vi racconterò la mia esperienza personale con questo mezzo. Che non posso considerare un monopattino normale non per la sua potenza, non per la sua velocità, coppia e accelerazione e le salite che può fare, no, perché è un mezzo di trasporto incredibile e rappresenta una rivoluzione tra i mezzi di trasporto perché con questo monopattino puoi andare su strada puoi modificare ovviamente la velocità e la potenza dei motori puoi andare fuori strada in completa sicurezza puoi fare qualsiasi discesa anche la più ripida in completa sicurezza sull'asfalto, ma anche sullo sterrato. E cosa più interessante di questo monopattino è che puoi fare qualsiasi salita, che sia asfaltata o non asfaltata. Tra l'altro, anche se pesi 150 kg, ed è per questo che non, non vi faccio vedere. La solita salita che facciamo con le bici e eh, i monopattine, perché con questo monopattino addirittura con il mio peso, col mio zaino pieno, sarò stato 85 kg, sono riuscito a fare delle salite così, eh, tra l'altro erano anche sterrate e sono partito da fermo eh, dall'inizio della salita. È una cosa che non mi aspettavo, specialmente la prima volta dover frenare alla fine eh, de della salita. Frenare? Sì, che se no cadevo. <ride> Tra l'altro come potete notare da queste immagini eh, mi sono sentito talmente sicuro con questo monopattino che in 15-20 minuti di prove ho iniziato a fare dei salti che per me sono incredibili, specialmente che non ho mai fatto eh, dell'acrobazia neanche con una bicicletta e ho iniziato anche a eh, riflettere e come mai mi trovo così eh, sicuro con questo monopattino. I motivi sono tanti. La prima cosa molto interessante di questo monopattino è la presenza di un solo freno che comanda tre freni. Questo non è solamente comodo perché non abbiamo due freni da comandare e dosare, ma è molto ergonomico e molto utile, specialmente che eh, quando vogliamo frenare eh, usiamo una mano e quando vogliamo accelerare ut utilizziamo l'altra mano, che è una cosa eh, che solo facendo i salti e cercando di fare qualche acrobazia si riesce a comprendere meglio. Ma la cosa più utile di questo sistema è che quando iniziamo a frenare entra in azione il freno motore per primo che inizia a rallentare e quando siamo molto molto veloci eh, più veloci siamo più il freno motore e entra meglio. Dopodiché se dobbiamo insistere e frenare di più iniziano a funzionare due freni a disco che sono dosati dalla fabbrica che inizia a frenare il freno dietro e poi dopo inizia il freno davanti. Questo meccanismo molto particolare che provo per la prima volta in un mezzo, il che mi lascia veramente a bocca aperta, abbinato alla massa inferiore del monopattino rispetto per esempio a un motorino, fa sì che se stiamo viaggiando alla velocità massima di 45 all'ora per esempio con un motorino, Torino e col monopattino spingiamo al massimo il freno. Il monopattino si ferma molto più in fretta, nonostante, per esempio, che il terreno possa essere scivoloso, e questo perché questo meccanismo di triplo freno con due freni a disco e quando attivato il doppio motore abbiamo addirittura quattro freni che agiscono in sinergia che solamente chi ha provato questo sistema riuscirebbe a capire quanto è meglio dell'abs aggiungendo i due ammortizzatori davanti e dietro e imparando a pilotare questo eh, monopattino eh, più con i piedi e meno con il manubrio diventa un mezzo con una stabilità veramente incredibile perché gli ammortizzatori non servono solamente ad ammortizzare i colpi, ma questo doppio ammortizzatore abbinato al peso di questo mezzo ci permette quando serve, per esempio quando c'è una buca che dobbiamo saltare o un dosso o qualcosa del genere, ovviamente non vi dico di saltare i dossi perché non vanno saltati, servono proprio per rallentare, possiamo dare un colpetto sull'ammortizzatore e di rimbalzo saltare direttamente con tutto il monopattino, quindi saltare addirittura gli ostacoli. Questo per quanto riguarda il fuoristrada, ma allora come si comporta in strada una cosa molto eh, bella che mi piace tantissimo in questo monopattino. è che quando agganciamo solamente un motore, ovvero se non premiamo eh, questo bottone, il monopattino diventa molto dolce e l'accelerazione molto graduale. Arriva lo stesso a 40 km all'ora, ovviamente con il mio peso, ma lentamente e gradualmente. Se si aggancia il motore davanti, premendo sul bottone doppio motore, allora nonostante che sia impostato dalla fabbrica con la partenza dolce. Depotenziando i due motori, la partenza è veramente brutale. Quindi bisogna proprio stare attenti e agganciarsi bene al manubrio. Che in realtà non andrebbe usato in questo modo: non bisogna agganciarsi al manubrio, ma bisogna appoggiarsi da questa parte. Come potete notare sul mio, però. Non c'è nessun appoggio. Infatti, per attutire il colpo, io mi appoggio un pochino sul mio parafango. Non è l'ideale, ma comunque questo serve assolutamente quando partite col doppio motore. E devo essere sincero, in strada... Non ho quasi mai utilizzato il doppio motore proprio per questo, perché è veramente eh, forte con l'accelerazione. Tranne in salita, se siete in salita, serve molto. È molto, molto utile avere i due motori eh, che funzionano. Ma lo utilizzo come bottone turbo mentre sto andando, quindi se sto andando lento e devo. Eh, superare qualcosa in fretta, eh, aggancio il secondo motore e diventa una bestia. Una volta agganciati tutti e due i motori senza limitare la velocità tramite il computer di bordo, che adesso andremo a vedere, riesce a raggiungere con il mio peso 45 km all'ora. Questo l'ho notato eh, in strada piana o anche eh, nella solita salita, comunque, arriva a 45 km. Chilometri all'ora. Ok, abbiamo parlato della stabilità e manovrabilità di questo monopattino fuoristrada che è una cosa veramente incredibile, ma come si comporta in strada alla massima velocità? Eh, devo dire che eh, queste ruote che sono fatte per fuoristrada non sono le più, più comode per eh, la strada, che eh, in realtà si può andare tranquillamente. Ma comunque sono eh, più rumorose, sicuramente del Giano che ha delle gomme da strada che abbiamo visto in questo video. Ma io personalmente, ed è una preferenza personale, preferisco eh, queste gomme perché posso usarle sia su strada che fuori strada. Durante l'utilizzo ho notato questo gioco nel manubrio, questo riguarda il meccanismo di apertura e chiusura. E se dovesse capitarvi questa cosa, ecco, basta eh, stringere il meccanismo di apertura e chiusura, farlo un pochino più duro e stringere di più questa vite da ambi i lati. Per quanto riguarda il salire e scendere dai marciapiedi è molto semplice con questo. Eh, monopattino e i, gli ammortizzatori dietro per il mio peso sono sufficienti sicuramente anche per 150 kg sono sufficienti per quanto riguarda gli ammortizzatori davanti sia la loro posizione verticale ma anche la durezza degli ammortizzatori stessi fa sì che con il mio peso non ci sono problemi ma probabilmente se qualcuno pesa di più per salire e scendere dal marciapiede senza aiutare il monopattino saltando un pochino eh, avrebbe probabilmente bisogno di eh, degli ammortizzatori più duri che vi lascio nella descrizione del video eventualmente se ne avete bisogno per quanto riguarda invece il range ovvero quanti chilometri fa il monopattino Pattino con una carica è molto difficile giudicarlo perché dipende da tantissime variabili e la variabile più grossa è che se stiamo utilizzando un motore o due motori perché se stiamo utilizzando due motori abbiamo i quasi, quasi il doppio della spesa che sicuramente ne vale la pena in partenza o in salita o se vogliamo accelerare o eh, se vogliamo superare un ostacolo mentre siamo, eh, diciamo, stiamo andando e vogliamo aumentare l'accelerazione per raggiungere i 40 o i 45 km all'ora però una volta raggiunti non ha assolutamente senso eh, continuare a tenere il eh, bottone premuto con il doppio motore ma Possiamo risparmiare energia mantenendo sempre la stessa velocità utilizzando solamente un motore. Quindi, dalla mia esperienza con questo monopattino, si possono tranquillamente raggiungere 50 km con una carica dal 100% ad arrivare al fondo della batteria. Cosa che sconsiglio. Eh, ma consiglio di arrivare al massimo a due tacchette non di più, specialmente perché questo eh, monopattino consuma tantissimo quando eh, abbiamo i due motori agganciati, questo non fa bene alla batteria. Quindi arrivati a due tacchette, ricaricate il monopattino. Per quanto riguarda invece l'uso misto eh, fuori strada, eh, in strada, sull'erba, andando in giro, eh, lento, con doppio motore, con un motore. Insomma, non ho fatto nessun calcolo, ho utilizzato solamente il monopattino. Eh, come Voglio per divertirmi al massimo, sono riuscito a fare 25 km, quindi la differenza è veramente tanta, ma anche il divertimento è tanto. Per quanto riguarda la potenza dei motori e l'aspetto legale, ecco, questi motori sono dichiarati 800 watt per motore e 800 watt di consumo massimo. Come potenza elettrica che è diversa dalla potenza nominale menzionata nel decreto ministeriale 299, perché la potenza nominale è molto più bassa rispetto alla potenza elettrica eh, la potenza nominale non è altro che la potenza meccanica che può generare un motore attorno al suo asse eh, però quando viene erogata la corrente elettrica all'interno del motore non viene tradotta tutta in potenza meccanica ma tanta energia viene sprecata in attrito viene sprecata in Ehm, calore eccetera, eccetera, e quindi sicuramente la potenza nominale per motore di questo eh, veicolo non supera i 500 watts e ancora meno con l'impostazione di default P7 impostata su soft start direttamente dalla fabbrica sul computer di bordo. Prima di farvi vedere il menu segreto con tutte le impostazioni, compresa anche soft start e eh, hard start, andiamo a vedere cosa fanno questi bottoni M. E, eh, il bottone di accensione e spegnimento, eh, il bottone M, se premuto, passiamo eh, dal livello 1 dal modo 1. Dove, se spingiamo l'acceleratore, arriverà a una prima velocità. Se nessuno sopra, come adesso, arriverà a 28, se io sono sopra, arriverà a 20-25 km all'ora. Questo dipende poi dal peso, pendenza, eccetera, eccetera. Se passiamo al eh, grado successivo eh, schiacciando M eh, andrà ad avere una velocità eh, maggiore e qui arriva a 37. In realtà è un po' falsata perché non c'è nessuno sopra. Se eh, andiamo su eh, 3, andrà a 50 all'ora. In realtà. Come vi dicevo arriverà a 40 all'ora se è un motore singolo e 45 all'ora se è un motore do doppio col mio peso di 80-85 kg. Per quanto riguarda invece il bottone di accensione e spegnimento se lo clicchiamo una volta... Eh, ci fa vedere eh, quanti chilometri abbiamo fatto in questo viaggetto. Se clicchiamo un'altra volta, abbiamo il totale dei chilometri che ha fatto il monopattino, che si può anche azzerare eventualmente se volete. Eh, e abbiamo anche il voltaggio, cosa molto importante per me, specialmente che. Eh, mi piace vedere il voltaggio piuttosto che vedere le barrette della batteria che vedete qui sotto eh, le barrette di batteria abbiamo detto eh, vi consiglio vivamente di non eh, scendere al di sotto di due tacchette se clicchiamo un'altra volta invece eh, vediamo il tempo che abbiamo trascorso da quando abbiamo acceso il monopattino una volta acceso il monopattino se non lo utilizziamo per un po' si spegne da solo per eh, risparmiare energia altrimenti eh, la batteria si esaurisce e vi consiglio anche di non lasciare il monopattino scarico eh, senza controllarlo per più di un mese perché eh, come tutti i veicoli elettrici potrebbe eh, la batteria potrebbe autoscaricarsi e quindi eh, morire per entrare nel menu segreto basta schiacciare tutti e due i bottoni tenerli premuti un pochino ed entra nel menu segreto possiamo usare questi due bottoni per andare avanti e indietro adesso vado avanti e indietro nel menu e il primo menu eh, numero 0 che come potete notare da 10 che sono 10 pollici ed è il diametro della ruota a cosa serve impostare questo valore che non dobbiamo cambiare beh eh, in base a questo valore che è il diametro della ruota e quanti giri fa questa ruota il monopatino riuscirà a calcolare la sua velocità e anche eh, quanti chilometri ha fatto o sta facendo il secondo valore che è il valore numero 1 è il valore del voltaggio minimo al quale eh, quando arriverà il monopatino Patino, si spegnerà e non permetterà al monopattino di scaricare di più la batteria il valore impostato come potete notare è 41,5 diviso 13 celle sono 3,19 volt per cella che consiglio vivamente di aumentare a 42,5 o addirittura 43 e adesso confermo come potete notare qui adesso eh, le tacchette della batteria scenderanno di più per segnalarmi che in percentuale rispetto al minimo e al massimo che ho impostato nello schermo la batteria è scarica e 43 volt diviso 13 celle sono circa 3,3 volt per cella che secondo me non bisogna scaricare la batteria al di sotto se vogliamo farle fare più cicli adesso passiamo al menu successivo e come potete notare memorizza l'ultimo menu che abbiamo eh, utilizzato se eh, non lo spegniamo e riaccendiamo, cosa che è molto utile eventualmente perché, come potete notare, va in standby subito. Eh, per quanto riguarda il P2, non dobbiamo toccarlo perché è il numero dei poli del motore, che è una cosa fissa che non dobbiamo cambiare, il P3 è un valore che non possiamo cambiare di default, eh, non ho capito sinceramente che cos'è. Per quanto riguarda il valore P4, possiamo cambiare tra 1 eh, per vedere miglia all'ora invece 0 km all'ora. Per quanto riguarda al P5 possiamo scegliere tra valore 1 e valore 0. Se mettiamo a 1 in teoria dovrebbe partire il monopattino solamente se lo spingiamo un pochino, se mettiamo invece a 0 dovrebbe partire anche da 0. Questa cosa non funziona per sicurezza, anche se lo mettiamo a 0 eh, comunque non parte il monopattino ed è una cosa che comunque avrei consigliato di lasciare su 1, così da far partire il monopattino solamente quando facciamo girare un pochino il motore. Il P6 invece riguarda il cruise control, se è su 0 è disattivato, se è invece eh, su 1 e attivato, vi consiglio di disattivarlo, specialmente su un mezzo eh, del genere. Il valore P7 potenza o depotenza il motore eh, lo chiamano. Non soft start, ovvero col motore alla potenza massima se lo mettiamo su 1, ma arriva dalla fabbrica impostato su 0 come soft start e vi consiglio di tenerlo così. Il valore P8 non serve solamente a limitare la velocità massima dei motori, ma limita anche l'erogazione di corrente elettrica ai motori così da avere meno potenza ed è espresso in percentuale, infatti questi 100 non sono 100 km all'ora, ma è la percentuale di corrente erogata al motore, che è un Dato che con il mio peso abbassandolo a 45%, riesco ad arrivare a 20 km all'ora come massimo di velocità. Il P9 invece decide la forza del freno motore e abbiamo eh, la possibilità di impostarlo su 0, 1 e 2. Vi consiglio di impostarlo su 2, che è il massimo. E questi valori che abbiamo appena visto sono valori che ho impostato io. Sinceramente, non mi ricordo quali erano i valori standard Ma dopo una lunga e molto piacevole esperienza con questo monopattino, li ho impostati come eh, desidero io. Eh, ovviamente potete cambiarli a piacere, tranne i poli del motore e non abbassate eh, il voltaggio minimo della batteria al di sotto dei 41,5. Qualcuno di voi mi ha chiesto come legare con una catena questo monopattino? Beh, è molto semplice perché abbiamo qua. Uno spazio per far passare una catena anche spessa, ovviamente potete utilizzare un lucchetto come questo per bloccare il disco con eh, un cavo d'acciaio che ovviamente si può tagliare, però serve a ricordarvi di togliere il lucchetto dal disco prima di partire ed è molto, molto comodo. Che come potete notare, qua ho fissato con due eh, fascette eh, per portarlo in giro che è sicuramente molto comodo, specialmente se non dovete lasciare il monopattino. Per lungo tempo, per esempio all'ufficio postale o da qualche parte che potete avere sott'occhio. E come al solito vi lascio il link all'incredibile Langfate L8S nella descrizione del video, assieme a un coupon sconto, anche esso incredibile e altre informazioni utili e il link per esempio al manuale di istruzioni col significato di tutto il menu segreto. Nel frattempo vi saluto e mi raccomando iscriviti o spostati.